Any fresh on the building, and you already know what the fuck is going on. Allora, non so se mi seguite su Instagram, ma è successo di tutto e di più. C'è stato questo youtuber praticamente, Vlad, Diario del Russo, che mi ha fatto un video contro, in cui mi provoca, in cui va sul mio profilo privato di Facebook, guarda foto, mi commenta, mi insulta, si prende gioco di me e poi dice: ma se sei tanto figo come dici di essere, se fai tanto il gym, ma perché non vieni a prendermi qua a Milano? Allora, che cosa ho fatto? Sono arrivato, chiaramente mi sono portato, io non giro mai da solo, you feel me, fa che so che ne boccio la gang dietro, li ho portati con me, you feel me, pussy. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo jumpato, mi ha tirato due sberle in faccia perché se le merita con tutta la merda che ha sparato sul mio nome. Dopodiché, che cosa è successo? Oh, poverino, ha perso questi bellissimi occhiali. Guarda, you feel me? Supreme. Oh, ce li ho io adesso, mi dispiace. E poi un sacco di gente dice che mi ha rubato la collana. Ma che cazzo dici? Vi pare che Manny Fresh perda una collana? Vi pare che Vlado snatch a chain from Manny motherfucking Fresh? No, no, non funziona così con me, you feel me? Cioè, non va così. Adesso fatemi bere, che tutta sta puttanaio mi ha fatto diventare molto, molto... Aspetta, Jay, che c'ho gli amici che non voglio farvi vedere le facce, che poi qua finiamo male. Fatemi appoggiare il telefono qua. Ok. Porca troia. Ah. Dicevo, ha postato sto video in cui dice: la collana però cosa me ne frega degli occhiali. Ma zio, ma smettila che ti tira altre due pizze in faccia, che voli fino in Russia. Torna dove cazzo sei venuto. Che poi anche lui non è che era da solo, c'aveva lì i suoi due amichetti del cazzo, ma avevano paura. Io fermi, c'hanno visto i miei negri, ste qui scappano, non puoi fottere con me, io fermi. Te devi fare silenzio. Poi quella collana, amico, quando ti ho preso con gli occhiali del cazzo, tu hai provato a proprio a strapparmela. Quindi non è che mi hai proprio pestato, fatto qualcosa. L'hai presa e basta. E poi fa il video: ma questo ce l'ho io, Ma stai zitto. Sempre a cagare la minchia. Poi tutti questi youtuberini che si mettono contro di me senza motivo, trovatevi qualcosa da fare. Mi capisco che sono uno dei pochi che si fa 100.000 iscritti in 2 mesi, se mai ci sono ancora arrivato a sti 100.000 iscritti. Però comunque, you know what I'm saying, pussy. Guarda, i miei denti ce li ho ancora. Oh, c'ho ancora una collana, ma sai, io me li faccio il cash. Sono troppo, troppo ricco, bitch. Questi occhiali stanno meglio a me che a te, va qua. Neanche sporco. Mi fa un po' male la mano per le cartelle che ti ho tirato, ma fa niente. Comunque, mi voglio complimentare con Jay, you feel me? Non dire un cazzo, che sennò qua ci denunciano. È stato molto, molto bello. Così la gente capisce che deve smettere di prendersela a giochi di me, deve smettere di dire che non sono un G, deve smettere di dire che non sono mai stato nel ghetto, deve smetterla di cagare la minchia, ok? You feel me? Deve smetterla di fare tutte queste cose. Adesso spero che abbiate capito la lezione. Se volete fare i fighi, parlare dietro uno schermo è facile, ma le pussy sono quelle che stanno chiuse in casa, si fanno proteggere dalla gente. Io, va bene, mi sono portato gli amici, ma almeno glieli ho date. Ho questi bellissimi occhiali, you feel me? Adesso me li tengo perché cazzo matchano con il mio outfit di oggi, sono troppo dope. Adesso devo qua aspettare un taxi di merda che mi porta a sta stazione, così mi levo fuori dalle palle, perché quello lì secondo me adesso mi farà una denuncia, ma io sono Manny Fresh, non fotto con la pola, you feel me? Quindi ricordatevi una cosa, spero per voi che non vi mettiate mai e poi mai nei casini, perché non è il massimo, you feel me? So che non sono un esempio per voi, ma vi ringrazio per il supporto, you feel me? Ricordatevi, quando dico don't ever stop è proprio così, fuck you talking about, bitch. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, Fresh with a Cash. Yes, sir, ho vinto io.